Stai entrando nel mercato libero dell'energia e non sai cosa ti aspetta. Passa a Palsy Luce e Gas, scegli limite e metti un tetto al costo della componente energia. Rieti e la sua provincia come non l'avete mai vista. Cercatela su Rieti Nature, il portale che con foto e video vi accompagna in un viaggio immersivo tra natura, spiritualità, cultura e bellezza. Camminare, pedalare, correre, sciare, persino volare. Scopri l'angolo del Reatino che fa per te e per il tuo tempo libero scorri gli eventi che si susseguono settimana dopo settimana, borgo dopo borgo. E poi vieni a goderti Rieti Nature, uno spettacolo di provincia. Rieti Nature è un portale di promozione del territorio, della Fondazione Varrone, Cassa di Risparmio di Rieti. Paci Auto 4, una storia di passione e innovazione. Scopri le nostre filiali di Rieti, Terni, Orvieto, L'Aquila e visita il sito www.paciauto4.com. Dietro ogni immobile si nasconde il lavoro dei professionisti dell'edilizia. Preparazione e competenza per realizzare con soluzioni all'avanguardia i tuoi sogni. Aleste Costruzioni. Costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni. La qualità al tuo servizio. Voglia di sport? Da Aimone trovi abbigliamento ed attrezzatura per tutte le discipline: basket, calcio, running, climbing, tennis, danza, ginnastica ritmica e skate. Vieni a scoprire i migliori brand nel nostro store in via Giovanni Falcone 14 a Rieti. Aimone, I'm the one. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli Tosti Abbigliamento, l'abito giusto per ogni occasione. Vuoi essere sempre aggiornato sulle principali notizie di Rieti Life? Invia un WhatsApp con scritto Sea Life al 392-635-5552 e ricevi le news direttamente sul tuo smartphone, in modo semplice e veloce. Tutta l'informazione di cui hai bisogno su www.rietilife.com. Eccoci. Allora, siamo tutti o no? Questa sera torniamo veramente caldissimi. Purtroppo no. Non sarò da solo, perché questa sera sarò da solo. Mando un grande saluto a Lara Piccolo, così come ogni volta comincio la trasmissione del salotto di Basket Life dando la linea a Lara Piccolo, ma questa sera per un impegno non è potuta essere qui con noi. Però ci sono tutti gli ospiti del salotto, ormai sono fissi nel salotto, i posti sono questi e io ve li presento, anche se ormai li conoscete. Alla mia destra subito con Fabrizio Rosati, ciao e ben trovato. Ciao, ben ritrovato a tutti. Alessandro Bruchietti. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Pronto e carico più che mai. Sì, carico. Di qua invece Francesco Pifani. Ciao Roberto, grazie, buonasera a tutti. E Andrea Santarelli. Ciao, buonasera. Sempre presentissimo e che vedi tutto, i 40 minuti più 40 sei anche la nostra fonte di notizie, ma le notizie le voglio dare anche in base a quello che è accaduto, perché insomma siamo dentro i playoff da una parte per la Serie 1, siamo dentro i playout dall'altra per evitare la Serie C, quindi questo è il panorama. Vediamo il tabellone subito, perché è un tabellone parziale, come sapete ci sono due gironi. La Real Sebastiani Rieti è nel tabellone argento, che gioca il turno un giorno prima. Noi abbiamo deciso comunque di andare in onda oggi, che è martedì, perché non ci sono le reatine impegnate, ma ci sono tutte quelle del girone oro, quindi in tempo reale poi chi ci sta seguendo sa anche cosa sta succedendo in quel girone. Però fermiamoci al nostro, a quello di Rieti, cioè al girone argento, che vede Trapani condurre per 2-0 su Piacenza. Verona e Milano, l'Urano e Milano sono 1-1, Real Sebastiani Rieti sulla Riviera Banca Rimini 2-0,
E invece Bologna è 1-0 con Treviglio, ma sta giocando questa sera, tra l'altro sta anche vincendo abbastanza nettamente. Questo per quanto riguarda la serie A2. Gara 3 si giocherà a Rimini giovedì sera alle 20.30. Eventuale gara 4 sabato sempre a Rimini alle 20.30. Eventuale gara 5 a Rieti, poi ne parleremo quando sarà e se sarà, perché voglio fermarmi Speriamo di no. Due risultati, 74-73, una gara 1 tiratissima, Rieti è stata sotto parecchio, ma poi dopo veramente con le unghie e con i denti è riuscita a vincere di un punto, nonostante Alessandro Grande, giocatore di molto forte di Rimini, che poi è entrato perché Tassinari non è nelle migliori condizioni, Tomassini neanche, entra lui e fa il fenomeno, veramente fino alla fine ha messo la tripla che ha fatto paura a Rieti in gara 1, è finita 74-73. Ci si aspettava in gara 2 un calo da parte di Rimini, no? Avrà speso tutte le energie, ora avrà problemi, ha condotto a lungo anche di 21 punti e questa è un po' la cronaca molto molto rapida che sto facendo. Poi Rieti ha avuto una grandissima reazione, l'ha portata a casa 73-69. Prima giornata, gara 1, 150 persone presenti da Rimini, oltre 1.500-1.800 da Rieti, una curva straordinaria che è diventata ancora più bella ieri sera, veramente piena, un Pala Sojourner straordinario. Dall'altra parte invece ce n'erano una quarantina di tifosi riminesi e quindi si è giocato in campo e fuori. Subito Alessandro Burchietti, si è giocato in campo e fuori, veramente sì, due, una serie vera, due bellissime partite tiratissime e una grandissima partecipazione di pubblico. Ieri sera in particolare era il palazzo delle grandi occasioni, è tornato delle occasioni belle in cui si respirava pallacanestro. Abbiamo detto Fabrizio anche telecronaca, finalmente anche una curva organizzata, insomma, tutto molto bello, compreso il risultato che rischiava di essere brutto. Io sono ancora carico di adrenalina per ieri sera, l'ho detto venendo qui, sinceramente ho vissuto una serata come era tanto tempo che non riusciamo a vivere, una serata bellissima, due serate bellissime, ma davvero rivedere quella curva così piena, finalmente, ne sono contento, onore a chi c'è stato finora, però purtroppo erano pochi, adesso sono tanti ed è bellissimo che sia tornata il sesto uomo. E poi insomma un palazzo che comincia a riempirsi, non è ancora pieno pieno come piacerebbe vedere, però e poi i nostri giocatori che insomma al di là dei timori di inizio partita ogni volta, no Roberto, lo diciamo, primo quarto, beh, lo abbiamo sempre commentato, prende molti punti, però meno 21, Francesco ha voluto dire in anteprima, ti lascio il flash anche a te, non mi preoccupava almeno 21, forse eri l'unico al palazzetto. Dire non mi preoccupava, sarei stupido. Però devo dire che è una squadra che non ti dà mai la sensazione di essere sconfitta. Cioè, quindi anche sul meno 21, commentavamo con i vicini di posto, ormai siamo diventati intimi perché dall'inizio dell'anno siamo tutti lì, c'era fiducia sulla ripresa della partita. Quindi diciamo la tua lettura era comunque che veniva fuori. Guarda, anche a Bologna, mi ha ricordato un po' quando siamo andati sotto di 19 a Bologna. Non ti dava la sensazione a squadra di essere battuta. Questo è un merito dell'allenatore, un merito dei giocatori, ma devo dire che in questa circostanza il Pala Sojourner veramente ha ruggito. Sì, non ha mai perso la speranza, il Pala Sojourner ha incitato dall'inizio alla fine, soprattutto sul meno 20, è stato un grande spettacolo di pubblico. Veramente commovente. Eh sì, no, direi applausi in assoluto, perché dopo che è arrivata terza e comincia la serie 2-0, applausi e complimenti, punto. Però che sofferenza, ogni volta va sotto. Allora, tu che ne pensi, Andrea? Che Rimini è una squadra tosta. E poi sento anche l'altro avvocato. Sì, sì, siamo 2-0, ben venga di essere 2-0. Fortissima Rimini, Però ripeto, ci ha messo sotto e ci ha messo sotto anche in modo importante, sia in gara 1 che in gara 2. Ma se Rimini è forte, la Real Sebastiani è fortissima. Io ti ho detto, secondo me se la può giocare con tutti, soprattutto se poi i tempi li detta Johnson, chi per lui. Quindi quando attacchiamo in un certo modo, diciamo, ne abbiamo per tutti. Poi con il palazzo così, ripeto, forse c'era anche da rompere il ghiaccio un po', perché fino adesso
era stata una cosa un po' più soporifera probabilmente, no? Adesso invece c'è, è tornato un certo tipo di entusiasmo, un certo tipo di presenza, quindi per qualcuno forse è anche una novità. E beh, c'era tanta gente. Ecco. Poi c'è questa parola Rieti che funziona. E questo speriamo sia un punto di partenza, cioè nel senso che adesso godiamoci questi playoff, perché ripeto, parti come neopromossa, arrivi terza, vai 2-0 nella serie. Ripeto, godiamoci questo momento e... Grazie. Allora, due dati di cronaca sono questi. Rimini nella fase orologio e nei playoff ha perso solo due partite, tutte e due con Rieti, quindi veramente veniva da una serie straordinaria, la mano di Dell'Agnello si è sentita, i giocatori hanno trovato grande amalgama, una squadra veramente che ha tantissime armi, come diceva anche lo stesso Andrea. L'altra notizia invece è che ha giocato Sanguinetti, perché? Perché Alvise Sarto aveva interrotto la partita a gara 1 per un problema al piede, per un dolore al piede. Il piede è quello con cui ha avuto un intervento. Non abbiamo comunicazioni ufficiali, però non credo che venga rischiato nel breve. Quindi comunque per ora Rieti è senza Sarto, così come Masciadri. Era a bordo campo per Rimini con le stampelle, un Tassinari che è appena rientrato dall'infortunio, Tomassini invece ha cominciato a prendere i ritmi, quindi comunque le due squadre sono in buone condizioni entrambi con varie problematiche. Il primo giro lo voglio terminare perché voglio vedere invece cos'è accaduto in Serie B, quindi guardiamo i playout perché la NPC sta giocando questa fase qui a Cassino e qui la questione va in maniera un po' diversa. Cassino con in panchina Andrea Auletta sta vincendo sulla NPC Rieti per 2-0. Quindi vediamo i due risultati che si sono verificati. In questo caso la NPC non aveva il fattore campo, quindi ha dovuto giocare due partite fuori casa a Cassino e ha perso 86-79 e poi 73-68. Giovedì sera si gioca al Pala Sojourner alle ore 21 per fare la gara 3, che può essere un piccolo riscatto, oppure Cassino proverà a chiuderla sul 3-0. Di nuovo, Andrea, che pensi di questa... Allora, io non le ho viste perché ero... a vedere la palazzo. Quindi mi sono, mi sono limitato a dare uno sguardo ai tabellini, che poco dicono, però... No, sulla situazione, più che il commento delle partite, insomma. La situazione è quella, ma c'è una situazione nota. Quando c'hai 5 giocatori, probabilmente tutto verrà rimesso all'ultima serie con Salerno. Date già per scontato che Rieti non perda con Desio? Francesco, come la vedi? Penso che Salerno perda con Desio. Ma noi possiamo riprenderla, però bisogna vedere a quale prezzo. Cioè, fare 3 partite adesso, 1, 2, 3, poi con il rischio di perderla. Cioè, lì i giocatori sono bene o male contati, sono 6. No, certo, come dicevamo anche prima, microfoni spenti, se la NPC fa 2 vittorie, si va a gara 5. Poi dopo, se ti salvi, va bene. È dispendiosa. Se no devi continuare. È una nettamente dispendiosa. Sì. Fabrizio, c'è qualcosa da... C'è dispiacere, sì, no, c'è dispiacere nel vedere, voglio dire, un qualcosa che parte purtroppo da lontano, va detto, insomma. Cioè, sono 4 anni almeno che le cose vanno male, sono dall'inizio dello scorso anno, insomma, recuperata la A2 comprando il titolo. Retrocedere e quest'anno anche stare lì per farlo, io mi auguro di no, chiaramente, però insomma i numeri sono questi. Ora la speranza è che con Cassino si possa ancora giocare, poi io la vedo più come uno spareggio finale con Salerno, anch'io credo che sia insomma quella il momento della verità. Salerno che comunque è arrivata dietro a Rieti in qualche modo, no? Anche in campionato, nonostante la penalizzazione. Tu come vedi questi playout? Io non mi è capitato di vederla giocare e credo da quello che insomma dai risultati che sia una situazione difficile. Ma difficile mi sembra un po' pochino, drammatica a questo punto. Drammatica perché comunque c'è difficoltà. Io sì, però sei quasi finito Alessandro. No, no, sì, vai tranquillo. Io volevo dire che c'è stato un momento strano della stagione in cui la società
praticamente si era partiti all'inizio dell'anno con un progetto che si diceva c'era un progetto triennale. Dopodiché durante il corso dell'anno, anche probabilmente in seguito allo sconforto per i risultati, il presidente ha interrotto questo progetto, annunciando pubblicamente che questo progetto sarebbe stato bloccato, e questo secondo me è stato un errore molto grave, perché per come vengono, prima di tutto, e per come vengono gestite e formate le squadre quest'anno, in questo periodo della nostra pallacanestro, è chiaro che tu dici all'allenatore che il prossimo anno magari non fa parte del progetto, che i giocatori quelli che gli frega, detto proprio volgarmente, a un certo punto. Va bene, no? Senti, facciamo una cosa. Sono d'accordo. Su che gli frega dei giocatori non sono d'accordo. Perché comunque i giocatori il prossimo anno, se non giocano a Rieti, giocano un'altra parte. L'allenatore allena dall'altra parte. Tu non puoi come società dire quello che hai allora, detto. Su questo sono d'accordo, però ti dico, io per quello che ho visto, poi, le ultime due mi sono mancate. Hai ragione, ecco. Però volevo dire, non è un'accusa nei confronti dei giocatori, i giocatori ci metteranno anche l'anima. Ecco, no, ma io questo ti volevo dire per le partite che ho visto, le ultime due non lo so. Oggi, ecco. In particolare Mattia Melchiorri è uno di quelli che sta dando, sta sputando sangue, però è logico che viene meno la motivazione, no? Una cosa, con una comunicazione del genere. Poi dopodiché la squadra che gli vuoi dire? Allora, come dici tu, sono 4-5. La situazione anche di coach Francesco Ponticinello non è facile, ovviamente l'allenatore di tutto rispetto, di grandissima esperienza, ha rilasciato questa dichiarazione che vi leggiamo appena arrivata, quella di giovedì è una gara senza domani che vogliamo e dobbiamo assolutamente vincere. È una guerra di nervi che riusciremo a vincere solo se dimostreremo di saper migliorare in termini di prestazioni, tecnica ed emotività. Indispensabile ripartire dalla nostra identità di squadra e dalla intensità. Quindi ore 20:30 giovedì ci sarà al Pala Sojourner NPC Rieti contro la formazione di Cassino. Allora, io mi fermo un secondo perché voglio avere subito il contributo di coach Alessandro Rossi, che è uscito dal Pala Sojourner tra gli applausi del pubblico e sotto la curva, che per la prima volta forse, no, per la prima volta no, però insomma in maniera molto evidente è andato poi lui alla fine anche a ringraziarli. Allora sentiamo anche le dichiarazioni di Alessandro Rossi. È stata una battaglia totale da playoff, credo che bisogna fare assolutamente i complimenti a questa squadra per il cuore, l'energia, la capacità di non arrendersi, che ha dimostrato ancora una volta direi durante l'anno, perché non è la prima volta che ci succede. A fronte di un avversario molto forte abbiamo ribaltato proprio l'inerzia della partita e quindi devo fare ai giocatori i miei più grandi complimenti. È chiaro che abbiamo sofferto un approccio che non è stato offensivamente malvagio, ma difensivamente siamo stati troppo morbidi, abbiamo concesso tantissimo vicino a canestro, e loro poi sono il tipo di squadra che ha dei tiri facili, può anche facilmente mettere vicino una serie di bombe, come hanno fatto soprattutto nel primo tempo. Poi le percentuali sono scese nel secondo, ma perché noi siamo stati molto più determinati nel fare le cose che dobbiamo fare, a fronte di una partita in cui abbiamo faticato sempre, ma sempre con la voglia di stare lì e di portare a casa questo 2-0 che non ci assicura purtroppo assolutamente niente, però ci dà la possibilità di andare a Rimini sapendo che quando facciamo determinate cose, quando siamo concentrati, organizzati, possiamo dar fastidio a Rimini. Allora, 2-0, siamo organizzati e possiamo dare fastidio a Rimini. Più che altro la battuta è come, quindi veramente sono arrivati tanti complimenti per coach Alessandro Rossi. E questo 2-0, Fabrizio, lui dice non ci dà nessuna sicurezza. In effetti Rimini dà l'impressione di una squadra solida che può dire la sua. E poi ci sono stati momenti molto accesi anche tra il pubblico. Insomma, dopodomani, perché è giovedì, grandissima attenzione, grandissima attenzione proprio per l'abbiamo questa gara 3. L'abbiamo presentata, no? Abbiamo detto anche quando venne qui a Rieti, personalmente anche all'inizio della telecronaca di ieri, a me Rimini è la squadra che quest'anno era piaciuta di più qui a Rieti, anche oltre quelle che poi qui a Rieti ci hanno vinto in qualche modo. È una squadra completa
completa nei piccoli, completa nel pacchetto lunghi, che ci ha dato peraltro molto molto fastidio. Poi questa squadra, la nostra intendo dire, ha un potenziale, e abbiamo detto anche questo, che potrebbe consentire di vincere con qualunque squadra. Questo è fuori di dubbio, perché quando cominciano a difendere non ce n'è per nessuno. Secondo quarto di gara 1, 7 punti mi sembra, no? Sì. 11 punti anche ieri sera in un quarto. Sei punti. Il secondo quarto hanno fatto 6 punti. 6 punti, quindi ieri sera pure. In gara 1. 17-7 mi sembra stato un altro parziale. Insomma, comunque al di là dei numeri che possono dire tutto e niente, quando Rieti ha cominciato a difendere, Rimini non è riuscito a stargli dietro, insomma, è da lì che è ripartito tutto. Io allora, mi sono permesso, volevo aggiungere, perché viene dopo Alessandro Rossi, a fine partita raramente scendo in campo, no? Spesso vado a casa non avendo da dover scrivere o altro. Però volevi festeggiare. Volevo sentire, voglio dire, abbracciarmi il patron, se lo meritava, l'ho ringraziato per quello che si sta facendo vivere, che ci ha fatto vivere finora, grazie, lo ridico. Grazie per quello che verrà, al di là di quello che sarà, insomma, di questo sono assolutamente convinto. È una stagione strepitosa. Penso, ho chiesto questo l'ho fatto nell'intervallo. Va bene, no, ma io l'avevo fatto anche l'altra sera, perché comunque è stata una stagione fantastica, comunque vada a finire, e ci auguriamo che insomma finisca a giugno, quindi io me lo auguro questa roba qui. Però ho chiesto ad Alessandro se c'era un piano partita che prevedesse, magari conscio che la propria squadra non ha 40 minuti di difesa a quel livello, che i primi 10 minuti se fosse voluta gli ho detto di dire magari entriamo, cerchiamo di temporeggiare 10 minuti senza stancarci tantissimo. È interessante, ha detto di no, dice non si capisce, dice siamo la squadra che peggiore nel primo quarto, questo è un fatto statistico, nel primo quarto di cui è a conoscenza. Però poi so che l'ultimo quarto siamo la squadra migliore. Ma forse, Alessandro, un discorso di concentrazione, di tensione più che altro, perché poi quando si scioglie, a parte i due jolly in gara 1 di Trovati con Italiano e in gara 2 con Petrovic, perché veramente sono stati due jolly quelli, però ne ha diversi di jolly a disposizione. Allora, io credo che dissento un po', nel senso che io avrei preferito incontrare Rimini e non Trieste, confermo questa mia impressione, i risultati anche di Torino-Trieste forse mi danno ragione, non credo che Rimini, onestamente, e lo dico, mi discosto forse probabilmente, non credo che sia una grandissima squadra, io penso che sia una squadra assolutamente alla nostra portata, non escludo affatto che finisca 3-0, ritengo molto difficile, se dovesse accadere chiaramente... accadrà, però ecco, ritengo difficile che sia a gara 5 e ritengo che sia una squadra alla nostra portata, credo che abbia beneficiato nella prima partita di una prestazione praticamente irripetibile di Grande, e perché altrimenti avrebbe perso nettamente. Nella seconda è una squadra che è partita forte, poi è stata travolta perché poi bisogna anche leggere tra le righe, Sarto non giocava, Piccin non è potuto rientrare perché aveva i crampi, assolutamente il motivo è stato quello, e Johnson ha avuto vomito per almeno in tre occasioni, lui è rientrato negli spogliatoi e ha avuto tre volte appunto un problema di vomito e quindi cose da prendere per cercare di gestire questa situazione, quindi una situazione di grossa difficoltà per tutti e tre, e ciò nonostante, e nonostante dico una partita così e così di Raucci e anche di Ancelotti, gli altri, e mi sembra ne siamo rimasti cinque, sono bastati ed avanzati, perché alla fine comunque la vittoria c'è stata e poteva essere anche più larga se non ci fosse stato qualche fischio alla fine che non mi è piaciuto, quindi io non mi concentrerei più di tanto su Rimini. Che non ti convince tanto, siccome abbiamo un parere discordante, nel senso tutti dicono Rimini è una grande squadra che sta impegnando, a me sinceramente non sembra una grandissima squadra, cioè rispetto a Trieste, ad altre squadre che ho visto, a me sembra una squadra che si appoggia tantissimo su Johnson, ovviamente Johnson è 170.000 euro, è
quello che prende Johnson, quindi credo però, che sia, ecco, 170.000, quindi credo Justin che sono, Johnson assolutamente, quindi, insomma, sono impazzito questo, tra Justin Johnson no, e Jesse questo, Johnson e quindi questo cioè, voglio dire, prende decisamente meno ad esempio di Hogue, che sono giocatori molto pagati. Marx era un giocatore che era nell'orbita di Rieti, è saltato l'acquisto all'ultimo momento e poi è arrivato Jets, cioè questa è una e costa più di Jets. Questa è una società che spende. Perché è una società che spende? Perché se c'ha 1900 abbonati. Allora io la cosa che dico è questa: 1900 abbonati danno la possibilità di fare una squadra di un certo tipo. Questa squadra con 1900 abbonati che costa almeno il 30% di più quanto costa Rieti con 500 abbonati. Mi domando, se i 500 abbonati diventassero 1900, che squadra avrebbe Rieti in campo? Cioè, nonostante anche 1.500 e questi 1.500 sarebbero meritati, perché lo spettacolo fornito quest'anno, arrivare con un titolo comunque acquistato, quindi di fatto da neopromossa, e arrivare comunque quasi a un passo, con tutti gli scongiuri del caso, arrivare comunque a un passo da una semifinale per salire in A1 con 500 abbonati, significa che con un budget comunque limitato sono state fatte delle scelte azzeccate, e lo dimostra il raffronto con i 1.900, 2-0 per noi e tanta roba. Quindi io, cioè, applausi e basta. Io vi chiedo scusa se non vi faccio parlare subito, voglio rimanere un attimo su Alessandro con questo andiamo discorso. Perché? Non avevo parlato fino adesso, quindi un minimo di una compensazione. Ok, andiamo a cena. No, io ho ancora una domanda per te. Decido io quando si fa cena. Quando finisce la cena. Dove si vanno? Se si è ospiti non si può. Se si è ospiti non si può decidere. Occhio che c'è. Dove si vanno non sono in grado di decidere. Occhio che c'è. Mai. Però è importante, Roberto. Questo è importante. No, però voglio farti questa domanda. Rimini ha una storia. Rimini ha un palazzetto, credo faccia mediamente 2500 spettatori. Sì. Un palaflaminio molto caldo con 1900 di base e ha una squadra. Io credo che la crescita della Real Sebastiani al primo anno di Serie A 2 sia stata straordinaria. Esponenziale, cioè, però, ieri sera è stata la conferma. Ad oggi, credo chi a Rieti segue la pallacanestro, ama la pallacanestro, vede la Sebastiani. Però chi vede la Sebastiani e pensa che tutto questo è stato realizzato con un numero di abbonati limitato, può ovviamente in prospettiva pensare a come lo spettacolo potrà essere migliore. E non è un fatto soltanto, è un fatto di mentalità poi, perché Rimini ha fatto 1900 abbonati vendendo Jets, cioè vendendo il capocannoniere. Cioè non c'è stato, cioè, e sono saliti gli abbonati. Quindi è un fatto di mentalità. Se questa mentalità dovesse anche attecchire, insomma, qui, non perché non possa accadere, ne avrebbe beneficio la squadra stessa, perché se con 500 abbonati c'è questa squadra che sta dando queste soddisfazioni, perché io ieri sera c'era una persona che era vicino a me, senza che faccio nomi, che erano 22 anni che non veniva al palazzo. Eh beh, è un segnale. 22 anni. In tanti. 22 anni è venuto e all'inizio era un po' anche disorientato, no? Nel senso che magari anche le stesse regole, le stesse cose, e alla fine in maniera franca l'ha detto e mi ha fatto sorridere, lo dico perché lì sta il nocciolo della questione. Ma guardate, mi ha detto in dialetto latino: me ce do careni. Ecco, questa è tanta roba. Speriamo più tardi con un'altra avversaria, più tardi possibile. Confermo quello che dice Alessandro, perché dopo più di 30 anni che la seguo, spesso mi succedeva di non camminare quasi per la città per le tante richieste, le domande. Era tanto che non mi succedeva che a colazione stamattina le prime cose mi hanno detto: oh, come è andata ieri sera? Quindi veramente sta tornando argomento di bar, argomento di tutti i giorni, e poi ripeto, un palazzetto straordinario come quello di ieri sera. Ma Roberto Patron Pietro Paoli e la sua società ha avuto una crescita, ci ha creduto, l'ha portata avanti, i risultati si stanno vedendo. Forse lui li voleva prima, giustamente, gli obiettivi poi li stabilisce la società e contano i fatti. Una squadra che arriva terza, però poi sono arrivati, stanno arrivando, ci vuole anche questa è una città che lo sappiamo benissimo, no? Rischiamo che tra qualche partita può darsi nemmeno si trovi più un posto, perché tutti devono correre al palazzetto perché è ora di correre. È un po' pigra però poi, eh? È un po' pigra poi però. Francesco, scusa. Tocca a voi. No, se volete, hai finito? Io sono... Dobbiamo ordinare la pizza. No, Andrea, scusa. Una volta... Andiamo ancora più di mezz'ora. No, ma la mangiamo qua. Sono completamente d'accordo a metà. Vabbè. No, sono d'accordo con Alessandro nel dire che nelle lodi che ha giustamente tessuto nei confronti della società,
Roberto, Pietro Paoli in particolare, dello staff tecnico e dei giocatori. Dico però che Rimini, non possiamo dire che Rimini sia una grande squadra, però è una squadra importante, quindi i meriti sono raddoppiati per quanto riguarda i nostri giocatori, anche semplicemente per il fatto del budget, come diceva Ale, che Johnson costa Justin 170.000 euro. Io non gli darei mai. Marx, un buon giocatore, però Johnson è un bel giocatore, è un bel giocatore, grande classe, è presente, è un giocatore che si sente in mezzo al campo. Però che, per quei soldi devi fare 25 punti fissi tutte le partite, cioè devi essere immarcabile in Serie A 2. Quello che volevo aggiungere è che mi è piaciuta molto la mossa di Alessandro Rossi di mettere Jack Sanguinetti in quintetto, perché significa che la squadra è veramente un gruppo unito, significa che comunque ha dato fiducia al giocatore e significa che il giocatore, soprattutto contro questa Rimini, può dire benissimo la sua. Quindi io mi aspetterei una grande partita di Jack giovedì. Ah, addirittura? Sì. Beh, anche perché poi riprende ritmo, lui è stato fuori parecchio. Sì, sì. Andrea, ti vedo che hai un sacco di pensieri, ci vuoi raccontare? Ma io credo che noi dobbiamo parlare un po' di basket, non di dei meriti e dei demeriti della somma, perché noi arriviamo da due anni di errori in cui abbiamo fatto probabilmente quello che hanno fatto altre società, dove abbiamo preso 5 giocatori da 20 punti e siamo rimasti in Serie B perché non ne facevano 100, e quindi tante rose non le puoi valutare con l'ingaggio. Secondo me la rosa non la valuti con l'ingaggio, credo che la valuti con l'atteggiamento in campo, e noi penso che dobbiamo vedere questo in questa squadra, cioè l'atteggiamento in campo. Io non credo che il primo quarto sia frutto di scendere in campo in modo diciamo rilassato o altro, cioè è forse un segno di forza, perché comunque sia quando entrano poi in partita iniziano a correre. Quindi paradossalmente tu non lo vedi un aspetto negativo? Speriamo, no, ce lo faccio punto di forza. No, io spero di no, perché poi c'è il cuore anche, insomma, unità, c'è, esatto. Cioè, voi, però poi io torno a bomba, dove tu poi, ecco, mi si dicono. Spiegamela bene, cioè un punto di forza. Nel senso che poi quando spingono, che inizia a prenderla, quando prende la palla Johnson inizia a correre e gli vanno dietro in due e arrivi di là e di fatto la transizione è rapidissima, e lì sono dolori per tutti, perché tenerlo Johnson c'è una velocità di gambe, condizioni fisiche, esatto, però questo secondo me, quando ne parliamo poi di Johnson, l'altro di Rimini che per carità, secondo me Rimini, ripeto, è una signora squadra, è tosta in ogni sua parte, non vedo il fatto che l'infortuni abbia portato Grande in mezzo al campo, perché Grande l'abbiamo già visto forse quando vede la Real. Però in questa squadra parte come terzo player. Gara 1 è un evento eccezionale. Sì, però hanno soluzioni importanti. Quello che non c'hanno, secondo me, è un giocatore che fa reparto da solo, che tu hai, a prescindere dal prezzo. E che non, fino adesso io non l'ho visto un giocatore che fa reparto da solo. E tutti si aspetterebbero una cosa, ma tu pensi io non la dico, eh? Io non la dico. E invece quindi secondo questo secondo me gioca sotto canestro per la tua potrebbe la grinta che ci mette, cioè io credo che tra tante azioni che mi sono rimaste veramente nella mente ieri, quella che proprio è il simbolo secondo me è la difesa di Italiano su Marx nell'ultima azione, allora, pochi secondi, quando gli impedisce il tiro da tre e poi tiene la linea di fondo. Allora, senti, lui mentalmente se lo è mangiato vivo. Senti, quel poco l'ha tenuto fuori partita sempre. Quel poco che ha giocato a pallacanestro, se lo è mangiato vivo. A livelli bassissimi, Italiano gara 1 con quel 4 su 4 se non erro da tre, e l'essere presente sempre su Marx, andargli a stuzzicare una reazione ogni volta, e l'ha fatto per due partite, è stato fantastico. No, ma hai ragione, guarda che Marx, io non so se vi sei accorto, a un certo punto a gioco fermo da una comitata a Italiano. È stato fantastico nel provocarlo. Era da espulsione. È stato fantastico nel provocarlo, perché
ripeto, e poi è un giocatore che a fine partita fa, gli fischiano 4 falli e ne ha fatti 46, sì, 45, 46. E poi tra le varie però ripeto, 45. Però, sì, secondo me ne ha fatti 45 quando è la fine. E poi anche il canestro di Petrovic al 24esimo secondo. Però ripeto, tutto questo per me è possibile perché hai, al di là del costo, un giocatore che fa reparto da solo. Che gli altri giocano o non giocano, lui è una costante, cioè il grafico è sempre altissimo e è una costante. Io questo vedo, che porta giù rimbalzi, pulisce i palloni, ti fa canestro quando non c'è neanche lo spazio per girarsi, quando stanno in difficoltà. Ieri, se pensate che ha tirate due mezze tabellate, per cui c'è anche il tiro da una media posizione, dai 3 metri, quindi vorrei anche vederlo utilizzato a 4 con 5 di Angelotti, io continuo a ripeterlo, quando soprattutto non leggi la partita, io continuo a dirlo, poi non lo so che succederà, però c'è anche quel tiro da una media posizione. Ripeto, è migliorato nei tiri liberi. 52% ecco. In stagione, saliti mi pare al 65% nella fase orologio, poi, e adesso siamo al 75%. Poi come attacca sulla linea, per sulla linea, roba sulla linea, quando prende il fondo col canestro lì. E poi quando fa canestro e si rivolge al pubblico e poi adesso è con quella potenza, adesso è fisicamente stralimato. E poi la cosa che mi piace è che è un giocatore che comunque si altera quello che volete, voi dite quello, no, adesso che di meno, vabbè, non lo so se è quello, pure da Pacere ha fatto, però è uno che poi in mezzo al campo dimostra di tenerci a quello che fa, non è che fa il compitino, dice sai devo giocare 40 minuti perché mi pagano, no, gioca 40 minuti perché deve giocare, sì, e deve vincere, è un bel gruppo. E questo, ti ripeto, è secondo me quello che fa la differenza a prescindere dal costo, quindi ripeto, non fai la squadra con 1 milione di euro, però vabbè, il mio discorso era diverso, però ho detto, se con un budget comunque più limitato le scelte sono state queste, significa che c'è chi sa fare scelte giuste. Però la mia risposta era questa, che col budget limitato sa fare delle scelte. Noi abbiamo avuto anche un budget superiore, dobbiamo fatta la somma di 5 giocatori per 20 punti e per 100 punti non l'abbiamo fatti mai, quindi forse il budget, certo, limitato, poi che il palazzo sia bello così, l'ho detto, lo ripeto, e mi piacerebbe di vederlo ogni partita, anche perché i giocatori si esaltano di questo clima, e sarebbe giusto che non si dicesse all'inizio vediamo come va, cioè che si desse una mano, esatto, a una società. Questo, allora, siamo d'accordo. Diciamo che la soddisfazione sarebbe gara 3 con la Fortitudo vederlo pieno, le prime due a Bologna, la terza qua pieno. Quello sarebbe secondo me il giusto. Secondo me la Rieti della pallacanestro si è ripresa un po' di quella dignità di cui si era un po' parlato male. Grazie, questa è bellissima che ha detto adesso. Però adesso devo fermare, se ne dici un'altra si svilisce quello che hai appena detto. Però potrebbe essere più bella di quella prima. Però io adesso mi devo sostituire un attimo al conduttore. Vai, conduci, vai. Cambia posto, fai. No, non voglio cambiare posto. Però volevo dire questo, c'è stata una trasmissione in cui abbiamo parlato di, secondo ognuno di noi, il parere nostro, qual era il giocatore decisivo, e Andrea adesso ci è tornato parlando di ieri, per esempio ieri non dobbiamo sottovalutare Petrovic, che ha fatto dei canestri determinanti. Se chiedi a Rossi ti dice nessuno, perché a turno. Ma infatti io direi questo, proprio io dico che la squadra è l'elemento decisivo. Volevo dire che l'elemento decisivo di questo gruppo è la squadra. Con la fortuna di avere in ogni partita un protagonista diverso, e quindi non dai nemmeno punti di riferimento agli avversari tranne i due americani. Guarda, Francesco, hai detto una cosa che coincide un po' con la domanda che stavo per farti. La sposto leggermente perché più volte negli ultimi tempi hai sottolineato le capacità di Rossi, ma non tanto come tecnico, perché lui lo fa di lavoro, noi facciamo altro, ma per come tiene la squadra, per come l'ha amalgamata, per come l'ha gestita, per come è ben assortita e ora la sta portando avanti, perché è arrivato terzo, a 2-0 nei playoff. Allora, conta anche aver scelto i giocatori giusti per questo allenatore, per questo tipo di gioco? Assolutamente sì, è quello che diceva Andrea prima, che a volte il budget o le plusvalenze nel calcio, gli scambi per plusvalenza non fanno poi la squadra, perché non giocano né le plusvalenze
nel budget, giocano i giocatori. Il PSG non la vince la Champions. La grande capacità di Alessandro Rossi da sempre è stata quella di creare un gruppo granitico, quindi bisogna dare atto all'allenatore che è stato bravissimo, è una sua prerogativa, una sua caratteristica, e poi piano piano lui ha inculcato in alcuni giocatori anche meno adatti il concetto della difesa, e l'abbiamo visto in queste partite. Allora, Fabrizio, visto che noi abbiamo sottolineato più volte, tu stesso me l'hai ricordato, Rimini non perde da una vita, e le uniche partite che ha perse le ha perse con Rieti, e va avanti perché è andata avanti bene nella prima gara 1, è andata più 21 sulla gara 2, tra un attimo sentiamo anche coach Sandro Dell'Agnello, però la domanda difficile che faccio a te ora è questa, e che poi ognuno può dire. Mi sarebbe piaciuto fare la classifica dell'altro girone, togliendo il girone di andata, dove Rimini ha fatto soltanto 4 punti. Probabilmente se partiamo dal girone di ritorno, andando in avanti, Rimini poco ci manca, se la gioca sicuramente il secondo posto con Bologna. Le ultime 11 mi sembra abbia 29. Due le ha perse che solo con Rieti. Guarda, si è fatto male Masciatri che sta fuori, Tassinari a metà servizio. La squadra, cioè, ragazzi. Ma allora scusa, la domanda è questa. Rimini, cosa soffre della Real Sebastiani Rieti? Perché se vai 21 punti avanti al Palace Sojourner, che rischia di ammutolirsi con tutta quella gente, ma non c'è riuscito perché nonostante il meno 21 il pubblico è stato straordinario, allora dov'è che soffre questa negli accoppi? Poi sentiamo anche Dell'Agnello cosa pensa. Rieti aumenta la difesa. Probabilmente l'abbiamo fatto con Cantù questo discorso, no? C'è anche un fatto di accoppiarsi. Di accoppiamenti. Noi con Cantù non ci siamo mai accoppiati nel modo giusto, forse è stato quello. Perché non ci amiamo. Si prese singolarmente, magari dice, ma io me la posso giocare con Cantù. E così non è mai stato quest'anno, nelle partite disputate, poi bisognerebbe vedere dopo, ma non sarà di questa stagione sicuramente la storia quella con Cantù, perché sta dall'altra parte, non ci riguarda. Quindi secondo te la difesa, l'intensità ma è un po' con tutte è venuta fuori questa cosa, hanno imparato a difendere, a credere in quello che coach Rossi ha portato avanti dall'inizio. Adesso ci sono 25-30 minuti di ottima difesa che la squadra riesce a fare. Però la domanda che tu hai fatto a lui, no? Non lo so. Tu hai fatto una domanda a lui e ti ha dato una risposta. È tutto un lavoro, un percorso, intorno a quello che diceva prima Alessandro, o quello che dice spesso Andrea Santarelli, cioè adesso sta pian pianino migliorando la difesa, quindi i giocatori stessi capiscono sempre più cosa vuole Rossi e sta funzionando. Allora mancano solo quei primi 10 minuti. Vado ad Alessandro in parte, perché è rientrato Nobile ieri ha fatto una difesa fantastica, cioè, oltre a un paio di triple che poi è la ciliegina sulla torta che ha messo nella sua prestazione. La sua fisicità nel marcare i piccoli avversari è stata una delle cose determinanti, ma non è solo lui, perché gara 1 però ha disputato una buona gara. Nobile se gioca guardia è un signor giocatore, veramente voglio dire, Alessandro lo dice dalla prima puntata, no, quindi guarda. Sicuramente stava reimparando a tornare a fare il play, poi c'è stato l'infortunio, ma no, non però, è solo Nobile, sono tanti altri, perché Petrovic difende tantissimo anche quando non segna. Ieri è balzato agli onori della cronaca perché ha fatto le 4 triple che hanno tolto veramente le castagne dal fuoco. E italiano era Raucci, anche se Raucci fa 0 punti lì sotto. Italiano l'abbiamo sempre detto, difende tantissimo, Raucci difende tantissimo. Tante volte di italiano critichiamo qualche castroneria, ecco, mettiamola in questo modo. Che qualche tecnico in mezzo al campo. Qualche forzatura di troppo. Però dai, si è discusso di italiano a partita della Fortitudo, quando ne mette 4 bombe da 3 tutti zitti. Sale proprio l'intensità collettiva. Sale proprio l'intensità, a un certo punto sale l'intensità difensiva di tutti. Ma la difesa è come 5, non è che difende uno o due, è come se vedendo
ognuno guarda l'altro e aumentano proprio complessivamente. Mozzicano. Diventano velenosi proprio. L'hai detto tu, Roberto. Poi adesso, gara 1 Ancelotti, 0 punti nella serie. La quantità di contatti che sono messi. Sia in gara 1 che in gara 2. Riesce a difendere. Però l'hai detto tu in telecronaca, in diretta, Ancelotti che partita che ha fatto in gara 1. E non ha fatto neanche un punto. Cioè, grande intensità difensiva. Certo. Allora, c'è un argomento che riprendo dopo con voi, che sono i due fine partita, i due post partita, ne parliamo tra un attimo. Però rimanendo sull'argomento pallacanestro, come dice Andrea, rimaniamo sulla pallacanestro, sentiamo il tecnico di Rimini che se le ha giocate tutte e due, ex coach della Real Sebastiani, Sandro Dell'Agnello. Ma come due giorni fa, è stata una partita molto combattuta, dove noi come due giorni fa abbiamo condotto a lungo. È evidente che da queste due partite ci sono tanti spunti da prendere, perché ci sono delle nostre caratteristiche che a loro danno molto fastidio e delle loro caratteristiche che a noi danno molto fastidio. E detto questo, noi credo che abbiamo fatto quello che potevamo fare, sapete la condizione fisica di due nostri giocatori, ma al di là di questo la nostra colpa, il peccato veniale di oggi è sicuramente le troppe palle perse, qualcuna in momenti determinanti. Però contro una difesa aggressiva ci può stare. Credo che noi nelle condizioni in cui siamo abbiamo fatto la nostra partita, ovviamente il dispiacere è enorme perché siamo 2-0 e pur facendo grandissimi complimenti alla Sebastiani, la mia opinione è che se andavamo via adesso sull'1-1 non avremmo rubato niente. Stai andando verso il mercato libero dell'energia e non sai che direzione prendere? Passa al Palsy Luce Gas. Scegli limite e metti un tetto al costo della componente energia. Rieti e la sua provincia come non l'avete mai vista. Cercatela su Rieti Nature, il portale che con foto e video vi accompagna in un viaggio immersivo tra natura, spiritualità, cultura e bellezza. Camminare, pedalare, correre, sciare, persino volare. Scopri l'angolo del Reatino che fa per te e per il tuo tempo libero scorri gli eventi che si susseguono settimana dopo settimana, borgo dopo borgo. E poi vieni a goderti Rieti Nature, uno spettacolo di provincia. Rieti Nature è un portale di promozione del territorio, della Fondazione Varrone, Cassa di Risparmio di Rieti. Paci Auto 4, una storia di passione e innovazione. Scopri le nostre filiali di Rieti, Terni, Orvieto, L'Aquila e visita il sito www.paciauto4.com. Dietro ogni immobile si nasconde il lavoro dei professionisti dell'edilizia. Preparazione e competenza per realizzare con soluzioni all'avanguardia i tuoi sogni. Aleste Costruzioni. Costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni. La qualità al tuo servizio. Voglia di sport? Da Aimone trovi abbigliamento ed attrezzatura per tutte le discipline: basket, calcio, running, climbing, tennis, danza, ginnastica ritmica e skate. Vieni a scoprire i migliori brand nel nostro store in via Giovanni Falcone 14 a Rieti. Aimone, I'm the one.
Il primo e unico quotidiano cartaceo gratuito di Rieti è Rieti Life Free Press. Dal martedì al sabato lo trovi nelle edicole e nelle attività convenzionate che espongono la locandina e il dispenser. Cerca tutti i punti di interesse su rietilife.com e goditi ogni giorno il piacere di leggere il tuo quotidiano preferito con tutte le news di rilievo, le foto e tutta l'informazione della provincia. Rieti Life Free Press è gratuito. Cercalo e sfoglialo. Non costa niente. Allora, preziosa la pubblicità, ovviamente andava mandata, però voglio riprendere quello che ha appena detto Sandro Dell'Agnello, quindi apro di nuovo un giro di tavolo perché lui dice tre cose importanti a mio avviso. Abbiamo perso perché abbiamo perse troppe palle, uno, perché una difesa aggressiva come questa ci mette in difficoltà, lo ha ammesso, però allo stesso tempo ha detto se finiva 1-1 forse era più giusto. Fabrizio. È un'opinione. No, nel senso, voglio dire, è finita 2-0 e credo che l'Emilia abbia meritato comunque di vincerle tutte e due le partite, cioè Che dice Alessandro? No, in sostanza Dell'Agnello nel finale di partita è stata avanti alla fine. Dell'Agnello ha detto in buona sostanza un concetto, cioè che ci è andato vicino. Ricordiamogli che vicino conta solo a bocce, come tutti quanti sanno, e quindi è 2-0, punto. Senza presunzione e senza niente. Devo dire che ci credo, ci è andato vicino un po' come l'anno scorso a Ferrara, ci siamo andati vicino. Sapevo quello dicevi. Però ecco, al di là qua di questo, che è una battuta, perché io ho molta stima di coach Dell'Agnello, quello che gli si però può dire in gara 3, perché uno sì, dice, sì, ma certo, ma ci mancherebbe che non ci credesse, è il lavoro suo, la sua squadra, è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato anche qui a Rieti, e quindi assolutamente sì. Però devo dire che forse allora sul 40 al 19 non basta andarci vicino, bisogna portare le partite a casa, e questo non è successo. Questo non è successo perché Rieti è una squadra che può vincere con chiunque, può battere chiunque, e questo lo vedranno anche a Rimini quando andremo a giocare a Rimini. Secondo me è vero che poteva finire 1-1. Ah. Però pensavo dicessi quello che diceva lui, no, che è vero che può vincere con chiunque. No. Sì, sì, quello sì, quello lì può vincere, ieri può vincere veramente con chiunque. Soltanto che è anche vero che queste due partite secondo me sono state decise per dei dettagli. Quindi nel momento in cui se c'è stato, che in due partite 5 punti di differenza. C'è la differenza secondo me è un po' più ampia dei 5 punti, però sono stati dei dettagli che hanno fatto sì che tu, diciamo, abbia portato via le due partite. Di fatto è 2-0. Però di fatto siamo 2-0. Però, però questo deve essere memoria. Momenti... Questo deve essere memoria per la squadra. Peraltro cioè, 2-0, peraltro solo noi e Trapani. Sì. A tutt'oggi, sì, stasera arriveranno le altre, ma a tutt'oggi, prima dell'inizio della partita stasera, 2-0 lì. Però, 2-0 però deve essere memoria questo 2-0 delle difficoltà che tu hai incontrato, perché in nessuna delle due partite hai avuto l'autostrada. Ripeto, sei stato sotto di 21, commettendo degli errori, l'hai recuperati perché sei forte, perché sei una squadra che può andare, però devi avere memoria di quello che è accaduto. Quindi tu come vedi gara 3 in base a quello che stai dicendo? Io ti ripeto, noi possiamo vincere in questo momento, considerando Rimini una squadra importante, una squadra forte, al di là, ripeto, dei 170 a 110, quindi che ci ha messo in difficoltà e ci può mettere in difficoltà, che ecco, ripeto, tu consigli a Petrovic... ci ha fatto quel 4 su 4 e arrivava da un altrettanto credo 0 su 4 se non ricordo male, quindi voglio dire, lo devi mettere nelle condizioni di giocare, però quando poi mancano le soluzioni, quelle vanno ricercate nello scacchiere di quello che hai in mano, e qualche soluzione alternativa la devi poter fornire, perché vai sotto di 20 a Rimini è un po' più complicata. Prossimo. Come partita, però, 40 minuti di intensità difensiva e devi andare a Rimini, a mio avviso la squadra deve andare a Rimini col coltello in mezzo ai denti per giocare la partita e chiudere prima possibile. Ma certo, ma anche per un discorso fisico, anche perché Bologna presumibilmente chiuderà 3-0. Quindi poi conta anche il riposo, meno si allunga la serie e meglio è. Però a questo punto c'è da ribattere anche un'altra cosa a coach Dell'Agnello, che l'ultimo quarto arbitrato della sega in gara 2 io non me lo ricordo mai, cioè io non ho mai visto
una squadra fisica, arcigna, come Rimini, arrivare a 2 minuti e 26 secondi con 0-0-0 falli, con due flopping fischiati a Jets, di cui uno a Numba, il numero 3 loro, è 15 centimetri più alto di Jets, è largo il doppio, e hanno fischiato fallo a Jets Johnson, quando quello ha preso una gomitata, gli ha dato una gomitata in faccia clamorosa, il fallo di Hogg fischiato su Tomassini per terra, che era anche Passi, che ha perso palla, significa che questi sono gente che ha dentro un campo di basket e non ha mai neanche tirato una volta a canestro. Allora, bisogna dirlo, perché è giusto dirlo, perché altrimenti ci prendiamo in giro, no? Questo risponderei anche a Dell'Agnello, perché ce l'hanno tenuti i falli fischiati dagli arbitri la squadra di Rimini in gioco, altrimenti l'ultimo quarto ne prende 10-12 di distacco. Senti, io voglio dire una cosa, visto che sono state delle partite molto molto tirate, no? Come stavi dicendo giustamente pure tu, sia in campo che fuori, prima Alessandro ricordava una gomitata a gioco fermo, sì, tu stai dicendo quella di Anumba, tanti contatti, molta tensione, poi alla fine dentro il campo si è rimasti dentro la correttezza, molto animata, lo voglio ricordare, tra le due tifoserie un po' meno, e due fine partita abbastanza caldi, se vogliamo dire così. Abbiamo anche riportato le cronache, non ci torno sopra, però insomma una gara 3 sicuramente accesissima giovedì al Flaminio. Accesissima, ma ci andiamo per vincere, la squadra può permettersi di andare a Rimini e vincere, la tifoseria nostra è una tifoseria che si fa apprezzare in tutta Italia, quindi non vedo perché a Rimini ci possano essere dei problemi. Devo dire che loro sono persone, alcuni sono stati veramente molto maleducati nei confronti del nostro presidente, perché del nostro proprietario, di Roberto Pietropaoli, perché andare a insultare una persona, a offendere una persona per una menomazione, come ha dichiarato lui stesso, è quanto di più becero e schifoso possa accadere da parte di un essere umano. Anche perché, tra l'altro, loro non conoscono nemmeno la storia di Roberto Pietropaoli, non sanno che era un campione a tennis, non sanno che era anche un giocatore di basket, e non sanno che è stato un grande giocatore di calcio. Allora, non si può permettere a questa gente, quando poi noi abbiamo preso una squalifica del campo per un tifoso che può aver insultato un arbitro, e allora mi chiedo qual è l'equilibrio. Beh, e qui doveva esserci anche qualche esposto da parte della Real Sebastiani Rieti, soprattutto visto che l'ho anche scritto, per primo è uscita già la notizia 12 ore dopo che era finito il tutto, la grande rabbia e dispiacere da parte di Roberto Pietropaoli non era solo per quello che i tifosi hanno dimostrato, ma per la predisposizione alla sportività, per l'ospitalità, per la massima disponibilità di chiunque viene a giocare a Rieti, chiedeva altresì alla società avversaria di mettere fine a quella situazione che tu hai appena ricordato. Invece lì sembra che la società di Rimini si è tirata indietro, così come a fine gara ieri sera tra alcuni dirigenti da una parte e alcuni dall'altra c'è stato un po' di discussione, un po' di parapiglia per altre motivazioni. E allora meglio così, 2-0 e tutti a casa. No, e per giovedì bisogna andare 2-0 intanto e tutti a casa. Poi, come diceva la curva ieri sera. Poi vorrà dire che magari giovedì ancora prima fanno andare a casa, no? Stanno lì. Stanno là. Quindi secondo te è 3-0? Ma perché no? Anche perché 3-0, cioè voglio dire, l'inerzia adesso è nostra, cioè il peso. Loro è una gara senza domani. Per una gara senza domani. Sì. Cioè la terza poi in particolare. Cioè. Ah, se perdono è chiaro. Io invece temo che se dovesse andare male gara 3, poi quella di sabato diventa complessa. Fermo restando che anche lì poi è da discutere, perché potrebbe accadere il contrario per un discorso di vicinanza di partite, quindi una squadra comunque meno lunga la loro, qualche problema fisico in più, quindi poi rigiocare. In realtà sono un po' illeggibili. Molto difficili da prevedere. Tu che dici, Fabrizio? Io non saprei dare. Però meglio di questo non si poteva, più che andare a 2-0. Assolutamente. Partite molto equilibrata, due squadre forti, io sono di questa opinione, due squadre molto una forti, più forte, più forte si è dimostrata, due forti ma una più forte, 2-0, sì, perché è 2-0, è più forte, in questo momento è 2-0, ha vinto con gli attributi, mettiamola così, tanto siamo in un salotto, si può dire, no? Anche tarda l'ora, insomma, quindi
tranquillamente. Dai, cioè, però la rivendono quando vogliono questa. Sì, vabbè, però, vabbè, insomma, attributi. Però dai, ci sono stati degli attributi importanti, credo. Carattere, cioè, clarissimo. Sì. Però, ripeto, Fabrizio, due fine partita piuttosto caldi. Cioè, non è che anche perché gli altri tifosi dicono adesso vi aspettiamo su, allora gli altri dicono se vincete voi su, poi vi riaspettiamo qua. Nei playoff sì. Io voglio dire, la differenza tra le due squadre nel carattere, allora vediamo Jets Johnson e vediamo Marx. Esatto, ecco. Credo che due giocatori tecnicamente tutti e due molto forti. Però poi Jets Johnson sta giocando male, perché era uno che ha cominciato male, no? Vomitava ripetutamente. E però si è sbattuto fino alla fine, fino al 40° minuto, è andato lì, non ha sbagliato un tiro libero di quelli che, insomma, so pesanti tante volte. Mentre Marx ha buttato sembra tutto via. Facile, Marx ha deciso di giocare da solo. No, le due Marx due palle è stato decisive, bravo all'inizio e poi è sparito. Ha subito psicologicamente l'Italia in maniera mostruosa. Ripeto, sotto il profilo proprio se lo è mangiato proprio senza giocare, questo fastidiato. L'ha proprio infastidito bene. Può darsi che lo manda in terapia. Ma questo detto. Allora, noi dobbiamo recuperare però il nostro giocatore, speriamo che, insomma, Sarto. Talvise Sarto, speriamo di recuperarlo, speriamo che non sia nulla di grave, questo non lo sappiamo, però sarebbe importante prospetticamente. Senti, invece, secondo te come finisce quindi giovedì? 2-1 o 3-0? Il peso è più dalla parte loro, se ci mettono la stessa intensità, perché no 3-0? Cioè, forse è più facile 3-0 che vincere la quarta, sono d'accordo con Alessandro. Vabbè, la certo. Prima abbiamo vinta di 1, la seconda va in fine ieri. Di 4, di 4. 1, 4 73-69 1-4-7 diciamo di 7 1? Diciamo di 7 1-4 hai fatto la somma tu. Francesco, tu vai a Rimini? Io penso di andare a Rimini anche Alessandro, se non vedo una trasmissione se non hanno visto la trasmissione mi levo la felpa, cambio felpa e vado. No, un cappello. Penso di andare perché mi piace questa squadra, l'ho già detto. Ho ringraziato, come ha fatto Fabrizio, Roberto Pietropaoli all'intervallo quando stavamo sotto di 10, ma perché, come ha detto anche Fabrizio, comunque vanno le cose, è una squadra che veramente ha finalmente riportato quell'entusiasmo in città e al Palasoggiorner che andava ritrovato, perché un Palasoggiorner così è bello, è proprio un'esperienza bella anche dell'anima. Andare. Ha ricostruito una curva, ha ridato anima a quel palazzo, ma la curva è anche una veste, perché anche... è prima ha ricostruito, il palazzo è bello, è pulito, cioè, devo dire che c'è fuori, una certa dignità. Il palazzo Amaranto Celeste fa effetto, bello, fa veramente bello, effetto, bello, sì, bello, sì. Bello. E quindi sì, spero di andare. Bisogna chiudere la sessione, anche perché ecco, proprio adesso più 33 la Fortitudo contro Treviglio. Proprio in questo, sì, 80, credo che gli debbano 86-53, quindi loro chiudono 3-0. A Roberto Pietropaoli credo che la sogni da anni. Una vabbè, partita contro la Fortitudo, arrivi, no? Ripeto, no, quella partita quella col partita, palazzo pieno. Col palazzo pieno, quello credo, è insomma, l'obiettivo. Loro sicuramente a Rimini dovranno metterci tanto orgoglio, perché comunque anche loro, essendo una ottima squadra, giustamente non gli va giù aver perso di questo scarto minimo che c'è stato, sia in prima, in gara 1 che in gara 2. Beh, si sentono dentro, si la serie, certo, eh? Se la certo. Sono giocata. Però noi siamo diventati fortissimi quando abbiamo vinto a Bologna. Quindi quando sei vinci d'accordo a Bologna, con Andrea, quel campanello lì è scattato proprio contro una Fortitudo, non contro una qualunque. Abbiamo finito. Allora, siccome questa trasmissione è quindicinale, la data prevista è il 21 maggio, ma in base a quello che accade può darsi pure che cambiamo data. Avevamo detto l'8 maggio, poi abbiamo anticipato ad oggi, torniamo al martedì. Il prossimo martedì è il 21 maggio, quindi io vi do appuntamento per ora al 21 maggio. Saluto di nuovo Lara, che non è potuta essere con noi questa sera, ma per il 21 maggio credo e spero che ci sia, e sapremo molto meglio e molto di più come sta andando la questione, insomma, perché per quel periodo lì le cose sono abbastanza chiare. Se poi ovviamente ci sono degli sviluppi ulteriori, noi anticipiamo un po', insomma, questo ci organizzeremo durante i playoff strada facendo. Grazie a Fabrizio Rosati, grazie, Alessandro Brucchietti. Arrivederci.
E poi grazie ancora a Francesco Pifani. Grazie, e grazie a voi. Sera. Grazie soprattutto a voi per averci seguito come sempre. Appuntamento alla prossima.